Adesso facciamo un mazzo full battle, dai. Proviamo a fare il mazzo full battle con cui chiudere questo early access. Allora, però penso di avervi dato la conferma che Mono Nero, secondo me, ragazzuoli miei, non ce lo togliamo dalle palle neanche a morire. Neanche a morire. Secondo me rimarrà esattamente lì dove è ora. Questa per forza perché giochiamo tante cose. Questa ci fa tesoro e pesco scarto, no? Esatto. Questa fa removal. Questa fa due danni volendo. E questa cosa fa? Pesco scarto. Questo fa riciclo di carte, potrebbe essere interessante. Andiamo da quelle verdi. Va a prendere permanente. Questo ci fa rampare. Beh, permanente ramp non mi sembra male. Fammi vedere solo quelle nere. Discarta due. Questa fa removal, la prendiamo subito. Elika 5 non mi piace e questa fa vratta. E poi mettiamo dentro All Will Be One, perché dobbiamo scombare con i segnalini. E probabilmente mettiamo dentro Brotherhood in questo meta. Poi troveremo solo control e questa strategia non funzionerà mai. Però ci proviamo lo stesso. Brotherhood e i Planeswalker. In questo caso col nero si può giocare Liliana, Chandra, piccola e grande tra l'altro. Due Liliane, Chandra 6, la Vraska. Con la V normale. Carte per l'historic ce ne sono. Devo. Non lo so. Non lo so, chef. Io posso testare solo il. Posso testare solo lo standard. In best of one, tra l'altro. Non posso testare altro. E a questo punto, che cos'altro possiamo giocare ai Planeswalker? È vero che c'è Chandra 4, però non mi fa impazzire. E non sono poi tanto convinto di volere il verde, in realtà. Sembra che giocare rosso-nero sia più forte. Come power level, forse le carte con Convoke. Forse le carte con Convoke, chef. Sono le uniche che mi vengono in mente, sinceramente. Sinceramente sono veramente le uniche. Voglio vedere se c'è la possibilità di fare le saghe con questo tipo Fable, perché non giocarlo, no? Comunque non le ritengo troppo forte. Cioè, troppo forti in altri formati, chef. Mi sembrano molto mediocri, sinceramente. Molto, molto mediocri. va bene. Sherry, va bene. Proviamo questa. No, perché instant so. Però non sta male. Ma anche questa non è male. Cioè, alla fine fanno tutte removal. Proviamo? Proviamo questo mazzo pazzo. Proviamo questo mazzo pazzo che prova a controllare senza riuscirci. Abbiamo delle removal che targettano e delle removal che non targettano. Chissà, magari esce fuori bello. Magari vince qualche partita ed è incredibile. Ed è incredibile. Let's try, dai, proviamoci. Proviamoci. Terre 24, perfetto. Allora, questo è la partenza. Poi, questa fa saccare. Questa fa due danni. Questa fa removal. Questo può servire come non servire, ci pensiamo poi. Questa fa removal.
No, però a meno che lui non scarti carta. No, non l'avevo letta bene. Quindi ci serve qualcosa che ci faccia removal in più. Ed è arrivato l'ospite della giornata. Vado ad aprire un attimo, ragazzi. Intanto troviamo il primo opponente. Che vi annuncio essere un neo giocatore di Magic. Che nessuno sa che veniva qui oggi. Tranne chi di dovere. Ora loro non ti vedranno, ma all'improvviso comparirai. E comparirai esattamente tra 3, 2, 1. Ti chiedo di salutare tutti quanti. Vieni un po' più di qua. Vieni, vieni. Eccola qua. Hola. Ok, allora. In chat dovrebbe esserci qualcuno che la riconosce. Vediamo se qualcuno la riconosce. E quel qualcuno non sapeva niente, tra l'altro. Allora. Non gliel'ho detto. Qui siamo partiti con una mano molto bella, tra l'altro. Allora, lei è una neo giocatrice di Magic che ho invitato qui quest'oggi per... ho invitato qui quest'oggi, prima di tutto per fare i complimenti a Chef Casno, che è il suo, ovviamente, fidanzato, e poi perché devo parlare con voi di un discorso. Chi è? Beppe, grazie mille per la sub, grazie mille per il sesto mese. Allora, a parte il fatto che qua facciamo una removal bellissima, che è questa... Detto questo, lei è una neo giocatrice di Arena, è molto giovane, e ha iniziato a giocare grazie al suo fidanzato, che è il nostro moderatore Chef Casno, che l'ha introdotta in questo mondo. Ci gioca solo da telefono, giusto? Sì. Solo da telefono, e ha iniziato attraverso il nostro metodo, tra l'altro, perché gioca solo Historic e solo ed esclusivamente un Selesnya Angels. Selesnya Angels. Quindi volevo chiedere a voi di darmi una mano a suggerirgli degli altri mazzi con cui giocare, soprattutto dei counterspell, perché ama particolarmente giocare le counterspell. Quindi alla chat lascio questo compito, mentre c'è anche il buon tortello che ti saluta. Il mio tortello preferito. E la domanda di Daltanius è: perché introdurre nuovi giocatori alle droghe? È tutto vero, cioè nel senso... lei non ha idea di cosa significhi Selesnya, vero? Io non so niente. Significa verde, bianco, sì, okay. Dei colori di mana. Sì. È una... si chiamano gilde di Ravnica. Sì, tra l'altro... Le prove stava elencando tutti i nomi alle prove. Esatto. Tra l'altro qui stiamo per vincere, ragazzi, perché adesso noi... Qui facciamo un combat che secondo me lui non blocca. O blocca. Magari non vuole farlo passare. Vedi che non ha voluto farla passare, pensa a te. Quindi ci toglie un pezzo e noi possiamo grattare gratis. Buono. Buono. Ti consiglio un Rakdos Midrange, che è rosso-nero. Rosso-nero, che è una strategia molto diversa da quella a cui ti ha fatto abituare il tuo moroso, nel senso che... mentre Angeli cerca sempre di fare una strategia... attenzione che vinciamo. Sì, davvero. Considera che Angeli però lo sto giocando tipo da 3 giorni. Beh, però è molto semplice capire la strategia di Angeli. Non ci vuole una laurea, nel senso fai pezzo, 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 e questi pezzi sinergizzano tra di loro. Mentre invece una specie di midrange, che vuol dire un deck a media-lunga portata, mezzo, è considerato in modo molto diverso perché... ti permette di giocare sia in early game, cioè in un momento veloce e iniziale della partita, e poi anche in avanti. Intanto abbiamo vinto, ragazzi, questo mazzo qui è interessantissimo, GG. Quindi il compito di questa chat sarà convincere lei, che si chiama Lavinia, a cambiare mazzo, perché così facciamo anche un bel dispetto al suo fidanzato, che è innamorato di Squirrel Combo, ragazzi, il che vorrebbe dire davvero mazzolarlo nei denti, fargli cambiare il mazzo alla sua fidanzata. In realtà con i control e con i counter ci ho provato, gli ho detto no, perché li odio. Non è poi molto semplice, perché bisogna fare delle scelte che a livello di gioco sono un po' più avanzate rispetto al livello in cui sei tu. Tra l'altro ti ritrovi in un evento Early Access in questo momento in live davanti a un sacco di persone del mondo, e pensa che questo evento è riservato solo a chi crea contenuti. Quindi pensa che tu da neo giocatrice stai vivendo un'esperienza che ad esempio il tuo moroso non ha mai fatto. voglio dire... tipo così i commenti... Così impara a trasferirsi. Esatto. Tra l'altro i commenti Madonna Squirrel Combo no mi sembrano molto buoni come inizio, no? Poverino, si è trasferito per motivi di studio, discriminiamo in questo modo. E che mai farà? Esatto. Allora,
Allora. Qui, tra l'altro, ragazzi, abbiamo messo su un mazzo che sta mazzuolando non poco, perché io perché sono stupido. Avevo davanti il microfono e non ho visto che stavo passando il turno invece di fare questa. Vabbè, cambia poco, tanto in due turni vinciamo lo stesso. Spero. Anche perché anche lui è fermo, quindi vediamo. Ok, non è cambiato nulla, per fortuna, se non che abbiamo ritardato di un turno. Ti chiedono di giocare Spiriti Azorius, addirittura. Spiriti è come Angeli, gioca anche lui Collected Company, okay. Però non Azorius, in questo caso Bant. Bant ti permette di fare company in turni brevi, e invece di giocare la Tribe, per l'appunto Angeli, giochi la Tribe Spiriti, che gioca con i counter. Cioè, mentre la Tribe Angeli gioca col Gain Life, tu giochi con i counter in Spiriti. Che è esattamente quello che vuoi, no? Cioè, non eri tu quella che diceva viva i counter? Sì. Vedi? Capito? Soprattutto quando mi ritrovo contro. Esatto. E secondo me, adesso che è entrato All Will Be One, abbiamo appena vinto anche questa partita. Questa non mi sembra male. Chef. Ah, guarda come ci risponde a tono. Ecco, questo mazzo, l'Avi, lo abbiamo fatto prima. È un mazzo che grazie a questo incantesimo che è entrato adesso in questo meta... Quando tu metti dei segnalini sui permanenti che entrano nel campo di battaglia o che è già sul campo di battaglia, spara dei danni a qualsiasi bersaglio pari al numero. Non a qualsiasi bersaglio, scusami, a creatura o giocatore. Quindi adesso noi, se lui non ci ammazza un pezzo, potenzialmente stiamo per fargli malissimo. Perché qui intanto gliene facciamo già uno, con la saga che triggera in più. Per di più abbiamo questa che entra con ben 6 segnalini. Questi sono 7 danni, quindi ora lo uccidiamo. Guarda, la facciamo e lui concederà. Guarda, per dirti quante strategie diverse potresti giocare rispetto a Coco Angels. Voilà. Tanto sono più, perché proliferiamo e mettiamo su anche dei segnalini in più. Voilà. Questo è Bolt. E poi lo uccidiamo di creature. Cioè, non è più bello rispetto ad Angeli ammazzare di botte i tuoi avversari, Lavinia? Dimmi la verità, cioè, non ti dà questo... Ma io con Angeli sto così bene. Cioè, io sto così bene. Una volta ho fatto un amichevole con sì. te. Che, beh, con un amichevole col proprio fidanzato non esiste. Non mi ricordo neanche se eravamo in treno, se io ero a scuola e lui a casa. A scuola non dovresti essere, quindi non diciamolo. È lo stesso. E la stavamo giocando, dopo gli ho scritto e gli ho detto, allora mi vuoi male se mi giochi contro il control. Ti chiedono se ti piacciono i combo, gli aggro o i control. I combo sono, sai cosa sono? Sono mazzi che tramite delle giocate di carte talmente sinergiche vanno all'infinito. Squirrel combo. Ce l'avevo nell'altro. Squirrel combo. Esatto. Gli aggro sono i monorossi che ti vedi contro di solito, o i maghi. Maghi sicuramente saprai che cos'è, l'avrebbe già beccato 1000 volte. E invece i control sono i counter spell, eccetera, eccetera. Probabilmente... Ciao, Leonor. Combo. I combo? Sì. Ma perché hai provato solo Squirrel esatto. combo? Perché in realtà non hai mai provato Storm. Per altrimenti quello cambieresti. Che conosco. Esattamente. Tra l'altro, spoiler, io non spero, altrimenti il tuo buon fidanzato riceverà le mie ire, che ti abbia introdotto al farmare gli eventi. Vero, Casno? Sì. Oh, bianchino fino a... Oh, bene, questo è molto buono. Sì, ma tanto non vado oltre alla prima vittoria, quindi... Molto male questo è molto, molto male. Penso me ne abbia fatto uno lui. Ciao, Toldo! Questo è molto molto male, devo dire. Come te ne abbia fatto uno lui, non si devono far fare agli altri. No, era allora con li me. Farei io a torto. Era con me. Vabbè, ci sta. Però ecco, se posso spezzare una lancia a favore del fidanzato della Lavi, è che lui ha avuto molta più pazienza di me, perché io ad esempio, alla mia Natalia, non sono mai, ma proprio, mai riuscito ad insegnare a Magic. Ma mai, non ho pazienza ragazzi, non ce la faccio. Ho molta più pazienza con voi qui su Twitch, ma poi quando gioco con la mia amorosa mi rendo conto che divento nervoso. Quindi è una mia mancanza grave, complimenti a Chef Casno che invece ce l'ha fatta a farglielo piacere anche all'amorosa e insegnarglielo. Qui stiamo giocando contro un bianchino splashato di rosso per Fable of the Mirror Breaker, immagino. E non sta andando male questo mazzo. Cioè, zitti zitti, mentre parlavamo con la Lavi, in realtà anche lui diventa nervoso, ecco. Mentre parlavamo con la Lavi, in realtà questo mazzo Only Battle sta portando molto bene, in realtà. Quindi bisogna stare attenti a quelle battle qua. Bisogna stare attenti. Tra l'altro ti chiedo, Lavi, tu hai provato a giocare anche cartaceo qualche volta? Hai visto com'è finita? Esatto, infatti la domanda è: quanto è più difficile giocare cartaceo rispetto ad arena? No, cartaceo è più difficile, molto decisamente. Difficile. Mm-hmm. Ma perché bene o male dopo, cioè diciamo che arena un po' te le consiglia anche, certo. Quindi se devi cominciare cartaceo è improponibile.
Cioè, quando il buon tortello ha provato a spiegarmi come si giocava, non ho capito niente. Cioè, addirittura dici improponibile? No, allora, io la prima volta che me l'ha spiegato ho capito a rigor di logica. Dopo ero già bloccata quando dovevo fare qualcosa da sola, ma avevo di fianco Zucca. Quindi tu diresti, visto che tu sei anche molto più giovane di me, lei ha 18 anni, ragazzi, 18 anni. cioè, capite quanto deve essere difficile anche per un nuovo giocatore provare a toccare le carte in cartaceo? È una cosa molto importante, eh? Potrebbe essere anche quella uno dei grandi problemi del fatto che non ci siano nuovi giocatori, oltre al fatto che ovviamente questo gioco ha un costo vergognoso, per quanto mi riguarda. Secondo me è diventato vergognoso, raga. Non riesco proprio a farmi piacere il fatto che per giocare a questo gioco si debba per forza spendere così tanto. Sono sincero, a me non piace questa cosa. E continuerò a pensare che non la gradisco, ecco, non mi fa impazzire e non capisco il perché non ci stiano lavorando sull'abbassare il costo economico del cartaceo. Questo proprio non lo capirò mai. Detto questo, cioè, l'ha detto lei che è una nuova giocatrice. È difficile, obiettivamente parlando proprio, quindi noi siamo esperti, possiamo parlarne quanto vogliamo, ma il nostro punto di vista è limitato. Una ragazza nuova, tra l'altro ragazze, ce ne sono pochissime che giocano, che vorrebbe approcciarsi a questo mondo, fa fatica. E quindi anche queste cose fanno un pochino riflettere. Senti l'imbarazzo perché sei in live su Twitch per la prima volta? No. E allora, brava. Stavo leggendo cosa scrivono. Leggi, puoi leggerlo sia lì che lì. E se vuoi te lo rendo anche più grande, guarda, così lo vedi meglio. Anche perché lì non ci Mi piace far sclerare Tortello invece, che dice... lì così. È la dura vita dei miopi. È la dura vita dei miopi, così va bene? Sì. Perfetto. è vero, Tortellino. In effetti avrei dovuto dire esperto io, voi... No. Cane maledetto. Ecco, Team Tortello è l'hashtag di questo canale ed è riferito proprio al buon Zucca. Ho saputo. Bene. È diventata famoso il buon Zucca. Allora, qui dobbiamo uccidere lui. Questi sono 4 danni su quella... Più lei che prolifera 5... È fortissima questa battle, ragazzi. Più la leggo, più mi fa impazzire. Con All Will Be One è veramente, veramente strong. Questa è veramente strong, sì. Abbiamo risolto lo stesso Wandering Emperor 2 volte. Non ho contato quanti danni... Forse l'avremmo già potuto anche uccidere. Però in teoria non mi sento troppo in svantaggio. Anche perché adesso siamo Lily. Lily gli fa saccare pezzo. Ah, perché lui ha sacrificato Planeswalker, va bene. Posso dire che me ne frego, nel senso che adesso faccio così e così e lo uccidiamo lo stesso, perché questi sono 2 danni qua, e l'altro glielo facciamo saccare. Sto mazzo è fortissimo. Sto mazzo mi sta piacendo paurosamente. Oh, veramente? Cos'è? È vero, basta non leggerli, ok. Chi silenzia Chef Casno per un paio di minuti, grazie. No, è vero Carlongi, i testi delle carte, l'ho detto anche tante volte io quando sono stato in chat, in live da altri streamer, è che adesso serve una cazzo di laurea per giocare a Magic. Beh, facile, me li spiegava Ste, non li leggevo. Però vedi, poi però quando ti trovi a giocare da sola... No, Ste mi odia perché io Arena ce l'ho in italiano perché in inglese non ci capisco niente. È un grave errore. Non ci capisco niente, ragazzi, sono ignorante. No, ma al di là dell'ignoranza, è proprio un errore perché alcune cose si capiscono meglio in inglese, proprio. Si capiscono proprio meglio. Infatti, tipo, quando mi fa vedere la sua telefono, ho detto, allora, o cambi lingua o traduci intanto che fai, perché... Qui abbiamo vinto. Sono 5 più 5. Anzi, prima proliferiamo. Così ne mettiamo su di più. È fortissimo comunque questo mazzo, ragazzi. Mi sta piacendo tantissimo. Potessi l'avessi già fatto? Sì, incazzata nera, sì, esatto. Ci sono 6. Spacchiamo anche la battle. Boh, regà, l'abbiamo distrutto questo oppo, qua. Mentre parliamo di altro, tra l'altro un discorso molto bello con la Labi, devo dire. Perché mi sta interessando anche a me. Lo abbiamo veramente devastato, questo oppo. Devastato. Su scarta, lui avrà Wandering Emperor, immagino. Non è vero, siamo andati liscissimi in combat. Forse ce l'ha lo stesso, ma ci muore comunque, non cambia. E dopo gli facciamo 5 danni in faccia, quindi... Ah, va bene, aveva il gancio. Ok, vai. Quindi vedete che ci sono però queste difficoltà
anche e soprattutto per i nuovi giocatori, anche il discorso dell'inglese comunque è importante, perché non sembra, ma effettivamente io lo do per scontato. Io gioco alle figurine da quando ero 11enne, 12enne, e avere in mano le figurine in inglese l'ho sempre avuta come cosa. Al massimo attaccavo le figurine degli amici cucciolotti. Ecco, perfetto. Uguale. Gli amici cucciolotti sono quelli che poi se diventa notte diventano lupi mannari, giusto? Ah no, non sono quelli. Non sono gli amici cucciolotti quelli, ragazzi. Sì, no, non te li regalerò. Ci dissociamo. Io alle elementari giocavo con Exodia il Proibito e avevo la mano sinistra, quindi gli amici cucciolotti potrebbero essere qualsiasi cosa. Giocavamo ai Pokémon, ma nettamente con le figure, basta. Ecco però, tipo il gioco dei Pokémon, che è sempre stato ultra popolare nei nostri ambienti, perché da noi Pokémon andava, Yu-Gi-Oh! Andava così. Però poi è sempre stato abbandonato, se ci pensi. Non ha mai... Sì, dopo le elementari. Non ha mai, esatto, sbarcato il lunario, ecco, come si suol dire. No, faccio questa e vinco. Beh, Joel, se ti interessa, ancora nella cover ha la sua carta del Pokémon. Lo so, me l'ha fatta vedere. Molto fiero. Giù a Roma. Taci che oggi ho visto 1 milione di panda arancioni, sono allibita. Capisco. Penso di non averne viste mai così tante in un giorno. E me la sono sognata pure stanotte. Quando si era piccoli, l'effetto della carta in inglese ce lo inventavamo in base all'immagine, esatto. Giusto. Davi, però ti chiedo di non dare i calci lì, perché altrimenti loro sentiranno pop, pop. Poi la webcam fa... Non sta dispiacendo per niente, eh. A me non sta dispiacendo per niente. E che fatica a scrivere addirittura. Forse è meglio che ti fermi. Vedi tu. Sta mano bellissima, reggiamo molto gli aggro, rampiamo, ci aggiustiamo la pescata. Che pezzo è questo? Interessante. Dico il boss di tarellare con la macchina, che è il padre, immagino. Anche perché il boss effettivamente è giusto da parte sua. È molto giusto. Io qui nel dubbio bratto, ragazzi, poi quello che succederà, succederà. Credo che il turno dopo di dover fare Fable, per poi cercare scarto, probabilmente andare a cercare delle terre. Questo è un mazzo incubate bianco-nero. Il primo Orzhov che trovo, tra l'altro, veramente. Orzhov è... ho appena detto. Bravissima, brava. Avrei potuto incubare, ragazzi, ma lui ci avrebbe ucciso Liliana, poi, animando l'incubate. Ecco, i token incubate sono molto, molto interessanti. Molto, molto interessanti, devo dire. Perché si salvano dalle vratte, per l'appunto, se si ha del mana open, quindi... Il problema è che una volta attivati, ecco, invece ci muoiono poi dalle vratte, quindi non so dirvi se l'oppo qui ha fatto bene. Potrebbe. Come potrebbe non averlo fatto, perché ora noi, è vero che non vrattiamo quelli, ma possiamo vrattarli il turno dopo qui spaccando artefatto. E se tra l'altro io faccio un combat... Se faccio un combat, lui non è contentissimo perché abbiamo 6 mana. E lui ci è caduto come un pollo, tra l'altro. Ma la Nati cosa avevi provato a far giocare? Pauper. Ovvero? Quello che hai provato a giocare tu. Io sono un pollo altrettanto, però perché non mi sono rotto il tesoro. Però per fortuna posso attaccare ancora. In teoria se qui vrattiamo lui è morto. Quindi dovrebbe essere GG per noi. Un saluto alla signora Casno, dicono in chat. Buongiorno. Per fortuna possiamo vrattare ancora. Ci uccideremo Fable, pace, direi che per questa bella battle ci può stare. Ma Enigma non aveva visto lei Natalia? Mi sembrava di sì. Pensavo di averla già portato in chat. Sì, penso di sì in realtà. Forse Enigma non c'era al tempo. Forse potevamo spaccare tutte le non leggendarie e tenevamo Fable. Sì, ho sbagliato, dobbiamo fare così. Però non credo che cambiando l'ordine dei fattori cambi qualcosa, visto che in mano abbiamo Chandra e soprattutto abbiamo Liliana, che nel caso anche questa non è male. Però qui faremo Fable, che protegge dal 2-2. Ci rampa il prossimo turno per Chandra e dovremmo chiudere. Prenda spunto da Enigma, dice... Potrebbe essere anche il tortello camuffato, sì, sono d'accordo. No, dice la Nati, eh. No, lei. Lei è chiaramente tortello camuffato, no? Sì. Sì. Questa secondo me possiamo mandarla via. Bella questa, è stato un ottimo top deck qua. Che adesso ci permette di attaccare lì. Però prima penso che vorrò fare... No, penso che farò comunque questo. Così lui lo sacca.
decisamente. Ma vi dico ragione io, dice non ho la lati. Ah, tortello camuffato, Natalia? Ma è perché non l'ha mai vista. Sì, non ho capito il discorso, scusate, ma poi vi chiederò. Nel senso che come può essere tortello camuffato la Natalia? Cioè, il contrario al massimo. Cioè, mi spiego. È difficile qua. Natalia, no, tortello potrebbe travestirsi da Natalia? Non lo so, non ho capito sinceramente. Comunque ok, l'importante è che ci sia tortello nudo, insomma, è chiaro questo, no? Secondo me abbiamo vinto. Secondo me lui non ha veramente una ripresa dal punto di vista di queste battle che ora si flippano, se lui non fa removal. E potrebbe avere Wandering Emperor, effettivamente. Però adesso questa battle si flippa e per lui diventa... Ciao Giova! E per lui diventa grama la situazione, no? Vediamo. Vediamo. Scusa, non ho capito questa giocata di Oppo. Pensava di proteggere le battaglie che sono mie. Ah no, non l'ha semplicemente letta. Bene, bene. Bene. Tortello, questo lo deciderà la chat. Ho deciso che lo deciderà la chat. Dovremmo essere lethal. Perché questi sono 10 danni. Anzi, per sicurezza, teniamo Chandra a 1. Facciamo 4 danni qua. E qua. Quella si flippa. Abbiamo un mana per Fable che mi copia questa. E in teoria GG per noi. E Tali in realtà è rimasto molto molto in sordina, ti dirò, Eni. Mi aspettavo molto di meglio. Però ho trovato molto più forti le battle, devo dire. Le battle le ho trovate molto più forti. Soprattutto mi sembra che All Will Be One sia la stella di questo meta. Sia veramente la stella di questo meta, perché... perché si sta rivelando una bomba. Una bomba a tutti gli effetti che vince le partite da sola. E porca miseria, anche queste battle insieme a quel pezzo lì diventano tutte veramente interessanti. Tutte veramente interessanti perché appunto ti accelerano delle giocate che con lui diventano fortissime. E voilà. Molto molto semplice. Allora, facciamo le ultime partite e poi potremo andare a giocare a Angeli in onore dell'ospite, se siete d'accordo. Tra l'altro, io sono conosciuto online con la Y, ma siccome hanno preso dall'email, sono Bina. Qui, il mio nome là. Ah, ok. Quindi mi fa molto ridere questa cosa. Oh, bello, sentite su perché ho messo nome e cognome su Magic. Questo è veramente brutta come cosa. Votare il sondaggio. Quale sondaggio? Non vediamo nessun sondaggio, chef. Ah, tortello travestito. Ok, perfetto, l'abbiamo visto. È qua. Assolutamente sì, vota. Io posso votare all'infinito? No. Questa terra top deccata è tipo fantastica, perché ci permette di fare quello che volevamo. Monastery Mentor, altra carta che sta spopolando in questo early access, e ci sta. Purtroppo per lui adesso si trova contro, penso, la removal più forte, che è Vraska. Non credo che lo traderà mai qua sopra. Sì, purtroppo per lui c'è poco da fa. Ora come ora. Il turno dopo facciamo questa e vediamo come si mette la città. Lui potrebbe fare rimozione, per carità, su questa Vraska, però boh. Ovviamente sì, dice Sherry, giustamente. Giustamente Sherry dice sì. Terra tappata qui brutta brutta. Terra stappata meglio. Potrebbe fare Shieldred lui, o Emperor qui. Ergo prima proliferiamo per sicurezza. Magari gli mettiamo un danno in pool e vediamo come fare. Anche poi come sono andate le visite oggi? No, bene, più che altro lunghe, perché dovevamo vedere sia me che mia sorella che mia mamma. Però bene. Giornata piena, insomma. Sì, abbastanza. Lui qui fa pezzo, poi farà removal, immagino. O vuole cercare di buttarmi giù lei. Esper, tanta roba. Cosa, Moxem?
Ah, quella di tortello? Va bene, ci sto. Allora, qui siamo in una situazione complicata, perché abbiamo due danni su pezzo che probabilmente dovremmo fare su questa esp... Ah, non è vero. Non è vero, rettifico già tutto, perché basta fare questa che fa due danni. Uno a lui e uno a un pezzo. Grazie a All Will Be One. E il pezzo si chiama Wandering Emperor. Qui gli facciamo un danno. Penso che dovrò fare questo per sparare lui e sparare token. Volante, ovviamente. Perché sono 5 danni qua e 2 danni là. Questo cos'è? 2 danni? 2 danni qua e un danno lì. Quanto è forte Will Be One, madonna mia. Poi un altro danno lo facciamo così. Facciamo un altro token. E attacchiamo col 2-2. Che tanto poi al massimo ci rampa. E non ci dispiace questa cosa. Avremmo potuto provare ad attaccare la battle qui. Ma giustamente lui tradava, quindi buono. Buono. Totello travestito ha vinto decisamente sì, immagino. No. Non ha stravinto comunque. Siete stati buoni. Tra l'altro con le saghe All Will Be One adesso gli fa un bel disastro. Mi fa proprio un bel disastro. Perché qui gli mettiamo tanta prescia. Cioè deve risolvere degli incantesimi e ne deve risolvere tanti. Vedi il bello di non giocare solo creature, qual è la linea? Quindi non giocare solo angeli. È che tu ti puoi permettere queste giocate qua che stallano un po' le partite e fanno molta pressione agli oppo, no? Ecco, poi gli oppo ti vrattano... Succede, ma vinciamo comunque noi, perché abbiamo Brother Uden in mano, lui non lo sa. E abbiamo anche un'altra vratta, tra l'altro, e lui non lo sa, ripeto. Quindi qui iniziamo a sparargli in faccia. E lui poi si sentirà molto a disagio, sapendo che in due turni poi potrebbe morire. Sì. Olè. Vediamo se si riprende. Potrebbe, potrebbe benissimo riprendere questa partita. Noi per fortuna abbiamo due danni in pool qua. Questa è molto forte perché gli fa da rimozione se entrerà un pezzo. Questa aspettiamo che è vratta. Possiamo anche semplicemente giocare d'attesa noi adesso. Assolutamente sì, vince al 75%. Chi è la binetta? La binetta è l'amorosa di uno dei nostri moderatori, ragazzi. Il buon Chef Casno. Si chiama? Lavinia. Con la N però. Con la N. Ha fatto Wandering Emperor. Senza mettere Pippolo per qualche motivo, quindi avratta. Per forza, se no metteva Pippolo. Però adesso ci dà un target per questo che ammazza sia il suo Wandering Emperor che il suo Samurai. Questa dopo. Sì, sì, lo uccidiamo piano piano. Piano piano, noi non abbiamo fretta, basta che rimanga questa. Questi sono 4 danni che secondo me... Li spariamo comunque a Emperor. Perché dobbiamo risolverlo in qualche modo. Lui può animare quello. Ovviamente non sa, poverino, che noi abbiamo un'altra removal in mano. Che gli fa anche 4 danni in faccia. Posso dire che questo Only Battle Deck è una figata. Mi sta piacendo tantissimo. Mannaggia. E non dovrebbe. Perché non dovrebbe funzionare. Ma in realtà sta funzionando veramente bene. Moderatore in chat. Che mega mazzo ho creato. Ho un po' paura, sinceramente. Perché lo abbiamo... Adesso gli abbiamo fatto 7 danni in faccia, vinta. Cioè, non so se avete visto. GG, sì. Abbiamo vinto, Lavi. Complimenti, grazie per la fortuna. Precisi, precisi. Morto. È un mazzo che gioca le saghe, ma in realtà le usa per fare segnalini, esatto. Tutta. Scusa? Hai visto come si chiama lei? Lei chi? La mia avversaria? Ah. Ok. Sei tu? Stiamo giocando contro e non lo so. Keep. No, te l'ho detto, io nome e cognome. Appunto. No. sì, tortello, proprio vero. Mamma mia, non sono più quello di Mephist. Sono proprio... Attenzione, Lavinia gioca un mazzo Dimir. Adesso inizio ad avere paura. Decisamente. Non è Dimir. Scry a 3. Cosa diventa se flippa? Fermo. Trample War 2, ok, e da Ward a tutti gli altri, è pericolosino, pericolosino. Ma gli enchant forti a 5 più mana non sono mai costati tanti, ma questo, il fatto che si energizzi con i segnalini e non con gli ETB, come abbiamo scoperto stamattina,
Potrebbe essere molto molto forte. Cos'è? Ma siamo un mazzo saghe contro un mazzo saghe. Però abbiamo leggermente top deckato. Dunque, io penso che declinerò. Farò un combat. Secondo me lui non trada. È vero, cosa stai capendo di quello che vede? Una bella domanda. Cosa stai capendo di quello che vede, ho detto. Devo rispondere. L'italiano, sì. Zero, ok. Beh, il tutto gira su questo incantesimo. Ogni segnalino che viene messo sui permanenti che controlliamo viene trasformato in danni. Per farti capire in termini umani di... Ogni volta che io lancio una spell che per qualche motivo mette un segnalino sopra di esso, tu tiri un pugno a Casnici. Però se questa spell ha tipo 5 segnalini, tu tiri 5 pugni a Casnici, capito? Ecco, esattamente come questo. Tu hai messo un segnalino, pam, ho sparato un pugno a Casnici, capito? Non mi venivano altri modi, ragazzi, per dirglielo, scusate. Scusate. Questi diventano 8 pugni, anzi 9 pugni a Casnici, vedi? 9 fortissimi pugni. No, poverino. No, però, scusami, 7 fortissimi. 7, perché era l'altra, non è quella da 4 danni. Per ora non se li merita, se li meriterà. Finirà aprile e poi se li merita. Se li meriterà. Dai che è venerdì, esatto, esatto. Ciao Mirko. Ah, quindi gioca Omnath che muore perfettamente da questa spell. Come un bijou. No, no, mi ha ucciso. È morto tra l'altro, ragazzi. Abbiamo appena vinto. Io non me ne stavo neanche accorgendo. Ma questa gli fa 5 danni in faccia. E quindi... raga, compratelo. Secondo me dovete comprarlo. Mi sembra fortissimo con queste battle. Non stiamo perdendo una partita che è una. No. Quindi vogliono che tu beva la vigna. Ok. Quindi prendi un bicchiere nella borsina. Che c'è lì, perché penso... Quello lì è pulito? Forse è pulito quello lì? Sì. Ma tenga, alla salute. Se vuole della birra, prenda la B. Devi aspettare un secondo. Facciamo la clip. E te lo stavo passando il bicchiere con... Mi ha lavato per terra, ragazzi. Si era idratato il pavimento. Cos'hai reidratato? Esattamente, Moxie. Nulla esattamente. Di grave. Tanto è casa mia. Se qui qualche apparecchiatura si bagna, non succede mica niente. Appunto, niente di grave perché non abbiamo bagnato niente. Sì, sì, sì. Beh, abbiamo rischiato, ragazzi. Abbiamo rischiato di bagnare su tutto. Questa la malleghiamo. Anche se era una... questa è molto meglio, sì. E penso che rinuncerò alla seconda Brotherhood, perché Okiba potrebbe servirci per gestire degli aggro. Sarà il buon Pe? Non è il buon Pe. Molto meglio per il PC, direi. Ride a caso. Beh, sì, beh, pentacolore anche lei, un po'. Perché mi ha mandato 10 minuti di audio per dirmi ho un problema. Anche tu gli rispondi, anch'io ho un problema, sono in live davanti a 90 persone di un gioco che so nulla. Zero, il più nulla totale. No, però digli, secondo te, quale colore di Magic rappresenta la mia personalità? Dai, chiediamoglielo. Adesso la chiamo. Ma mi ha fatto Boseishu. Maledetti camion, dice il Pe. Vorrei la terra, gioco. Ah, grazie. No, no, aspetta, non chiamarla che non sa che siamo in live. Adesso io dico, Giulia. No, stai zitta. Vabbè, comincio là. Stai zitta che sei in live con Bina, quindi non dire cagate. Non preoccuparti, non dire cavolate tu. Ti dico 5 colori, scegline. Una o due. Uno o due. Rosso, nero, verde, bianco e blu. Blu. No, qui sono 4. Cosa ho detto di doppio? Rosso, nero, bianco, blu, verde. Verde. Ok. Verde. Solo verde? Due colori devo scegliere. Uno o due, quelli che vuoi. Verde. A posto. Mi piace il verde. A posto, brava Giulia, sei stata molto utile, ci vediamo dopo. Grazie, ciao. Ciao. Quindi è selvaggia. Casno io avrei paura. È come se tu condividessi talvolta il letto con Garruk. Con chi? Dopo te lo faccio vedere chi è Garruk. La nascita di una Stompy player, esatto, Gruccio, esatto. E il cone era, ragazzi, perché c'è una netta differenza di età
tra di noi, quindi è normale che non mi conoscesse l'altra ragazza. Comunque era usato il bicchiere. Di che cosa? C'è dentro la birra. Allora ci ha bevuto una taglia ieri sera. Vabbè, stesso. Ok, kind, ok. Ma dimmelo se sei live, che magari ti raidiamo qualche volta. Così vi porto un po' di gente. Sommazzo interessante, un Golgari. Golgari vuol dire? Vuol dire? Golgari? Di cui stiamo parlando? Il suo mazzo. Golgari. Verde nero. Bravissima. Verde nero. Palese. Palese. Palesemente. Palese, sì. Non l'hai detto perché ti ho fatto vedere le terre tre volte. No. Golgari è interessante. Qui presumo di dover attaccare la mia battle qua. Sì. Perché se lui trada sono contento, tanto noi ne abbiamo un altro, quindi in realtà lui non è che stia facendo del gran vantaggio. Lui o lei, non so chi sia. Ce l'abbiamo anche noi Mono G-Stompy, kind, solo che con i mod non l'ho mai giocato. Ce l'abbiamo in Pauper, lo giocava Chef Casno. E sono mazzi strani, devo dire, Golgarozzi adesso. Un po' particolari. Io qui faccio doppio drop, se posso farlo. Ma quindi hanno scelto verde per la personalità. Bene, adesso ti facciamo vedere chi è Garruk. E sappi che la tua amica ti ha detto che sei questo essere. Sei pronta? È una bella persona Garruk, eh? Non è per niente matto, no? È questo. Mamma mia. Sei proprio tu. Sì, uguale. Uguale. Mi ricordo un po' Seba. Seba te l'ho detto che secondo me è un po' bianco-verde lui, infatti. Secondo me Seba bianco-verde ci sta. A lui qui incuberà, quindi io qua lo prendo, spacco tutti i token. E dobbiamo capire se riusciamo ad attaccarlo là. Questo deve tapparsi, vero? Sì. Elfo di Lanuwer ci sta, dai, vedi che arrivano i primi complimenti per te in chat. Elfo di Lanuwer, adesso te lo faccio vedere, ma forse lo conosci. Droppa uno verde che si gioca in elfi. 1-1 che ti dà mana. Probabilmente l'ho già visto, ma contro. Esatto. Perché ti dico che devi giocare elfi, ma tu non mi ascolti. Continui a giocare angeli. Lanowar. Non ascolti, non li faccio io, anzi, E li gioco. Questo. No, allora. No, ma aspetta, esiste in varie versioni. Quello sì. Questa è molto carina, sono d'accordo, sì. Discard fino a due carte, una sicuramente. Questa è molto buona. Te mi ha detto che suo papà sta tenendo una velocità media di 180. Poverino, no, di non metti di fretta più che altro. Gli hai detto che 10 minuti è qua. Digli che non serve andare così forte. Qui spacchiamo tutti i token Incubate, che tra l'altro penso che questa meccanica da Brotherhood venga molto molto limitata. Che cos'è Pixie Queen, Moxem? È una creatura che non conosco, adesso andiamo a vederla. Tu conosci, qualcuno conosce Pixie Queen? Io no. Ma magari mi sfugge. Penso a MTG. Ah, ci assomiglia un po'. Insomma, un po'. Non me la ricordavo questa carta. Bella. Hai visto? Non le giochiamo noi carte così vecchie, Lavi. Ok. Di leggende addirittura. Leggende è un'espansione molto vecchia. Degli anni... Fine anni 90 o primi anni 2000, leggende? Fine anni 90, vero? Sì, penso di sì. È un nome un po' d'arte. Sono vecchio, sì. Sì. Sì, hai ragione, ci sta, Mirko. Ci sta. 95, minchia. 90, dopo beta, quindi. No, c'è stato... Scusa, c'era Antiquities prima di beta? Prima di Legends? Del 94? No, allora era subito dopo beta. 10 anni prima che nascessi io, pensa. Pensa all'età che ho io. Pensa come mi sento vecchio in questo momento. Grazie, Lavi. È stata prego. Molto simpatica. Lo so. Nel ricordarmelo. Allora... Questo accoppierà la saga? Non me lo ricordo, sinceramente. Come Zucchino che ogni 3x2 gli ricordo che ho fatto la leva e la patente. No, non copia la saga. È feedback davvero incredibile. Siete diventati tutti grandi, madonna. Mm-mm. Allora, qui attacchiamo entrambi. Lui dovrebbe tradare solo un pezzo. Noi prendiamo la saga e vediamo come si mette. Alpha, Beta, Unlimited, Arabian Night, Antiquities, Legend, Dark, Fallen Empire, eccetera, eccetera. Quindi è dopo Antiquities. Ok, lo ricordavo giusto. Lo ricordavo giusto. Eh no, oppo. Devi pararli con entrambi. Quindi non ha senso quello che stavi facendo. Se no non la copiavo. Molto semplice.
Avrei potuto copiare Reflection che copia Reflection, va bene, ma io qui voglio uccidergli questo, anche perché secondo me se lui vratta, comunque qui non portavamo via troppa roba e ho bisogno di avere questo pezzo. Eh sì. E lì sono passati 2 anni già però, eh. Eh sì, sì. Il Casno, secondo anno di università, ragazzi, ormai, eh. Eh sì. Io ho i capelli bianchi, quindi voi è giusto che stiate crescendo. Beh, se consideri che a settembre io sono il primo anno di università. Se ci arrivi all'università. Esatto, forse. Non corriamo prima del tempo, in io non vorrei portarti a livello sfiga. Mentale? Logico. Ma sei verde. Ti hanno detto che sei verde, di logica ce n'è poca. Quindi lui ha confermato Vratta. Bene. Dopo se rimango in qui, tra l'altro discorso, teoricamente non dovrei. Ehi, Grucio, siamo vecchiotti, sì. Siamo molto vecchiotti. Pazzesco, come passa il tempo. No, allora lui non aveva Vratta, voleva proprio mandarlo alla morte questo, per qualche motivo. Io dico lui, ma magari è una lei, tra l'altro. Questo è un ottimo top deck. È veramente un ottimo top deck. Possiamo copiare 3 pezzi, ma li copiamo. Cosa dice lui? Beh, quindi questi passano dal cesso. Quindi io direi che per ora li usiamo. Oddio, non che abbia veramente molto senso, però lui... Perché lui può bloccare, no, abbiamo fatto male, però il token arriva lo stesso, quindi in teoria dovrebbe funzionare. Cioè, il segnalino arriva lo stesso, dobbiamo fare un danno, no? Poi abbiamo 2 mana per copiare, esatto, vedi, è passato nel cesso, quindi un danno glielo facciamo. Passa nel cesso, esatto. Questa è una bella domanda, questa è effettivamente una bella domanda. Tu cosa pensi che sia il passano dal cesso? Che escono dalla porta e entrano lì in bagno? Sì. Perfetto. No, è che questi sono dei token, no? Sai cosa sono i token? Sì. Le stesse cose che spawna l'angelo 3. Volanti sono dei token, cioè non sono creature che tu hai in mano, ma sono pedine che entrano per tot effetti, no? Sì. Anche i tesori sono dei token. Però i token in generale quando muoiono non vengono messi nel cimitero, però per una regola del gioco ci passano lo stesso. Quindi, in questa sinergia con questo che prende il segnalino, io l'ho distrutto apposta proprio perché così poi sarebbe passato comunque dal cesso, gli avrebbe messo il segnalino, anche se in realtà fisicamente non c'è andato. È stato complicato. Esaustivo. No? Esatto. Abbastanza complicata questa cosa. Buonasera, Gurrock. Buonasera. Buonasera. Gurrock, qui stiamo giocando un mazzo only battle che è veramente una figata. E quindi vi consiglio di comprare stasera All Will Be One, perché secondo me se io poi dovessi pubblicare qualcosa domani, non lo so come rimane a livello di prezzi. Sì, Sherry. Sì, è giusto, cazzo. L'hai letto? Sì. È vero? Sì, Mirko, penso che tutti passiamo da... Sei un token. Mirko è un token. Interessante, eh? Che Mirko sia un token è molto interessante. Non guardarti le mani, mi fai paura se ti guardi le mani. Perché? Non so, sembra che debba succedere qualcosa di brutto, tipo. Questo lo teniamo in difesa. Non mai. Perché hai fatto... È come quando ti mangi le unghie in modo... proprio rapido. Beh, qui Oppo ha preso tanti damage. Tanti damage. Vedo lo stesso sguardo perso da mia fidanzata quando ho provato a parlare di come funziona Magic. Ciao Fabrizio! Non ti dico la mia faccia quando hanno provato a spiegarmi come funzionava Magic. Ma poi siamo stati anche molto, molto buoni, devo dire, con lei. La prima partita che abbiamo fatto fare era un Pauper in 4. No. La seconda no, quella? No. Sì, quella è stata la seconda, perché quando avete provato a spiegarmela mi ricordo che era un post prove con io con di fianco l'amato Tortello e tu di fianco la Nati. È vero. Dopo mi avete fatto giocare contro Casno, tanto per cambiare. No, ma guarda che io... No, ti sbagli. Non c'era Ste. No, ti sbagli, ero io di fianco a te. E Michele parlava con Natalia. Ah sì, perché... che è stata la volta che mi hai detto che porto sfiga. Hai ragione. Sì?
E poi soprattutto perché Natalia con me non ha, cioè io non ho pazienza con lei, quindi è impossibile che io fossi di fianco alla mia fidanzata a spiegare di giocare a Magic. Se sono vivo non è possibile. Esatto. Se sono vivo non è possibile. Vedi, le prime erano contro la Nat, esatto. Sì, 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 mi ricordo. E mi sembra di essere vivo, quindi non... Sì, 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 mi ricordo. È stato abbastanza traumatico, devo dire. Quindi tu puoi animare solo uno dei due token. Ergo abbiamo vinto, no? Giocava Elfi o Mono G Stompi? Penso Mono G Stompi, sai Tortello. Penso che tu ti stia sbagliando. Perché lei giocava Botti. Oh, ho detto Botti è esploso. Cioè, non so se... Wow. E penso che lei giocasse Botti. Vuoi giocare tu? No. Salto la live, ragazzi, perché ho la notte, il Baskin e l'amorosa. Ora, l'amorosa potrebbe essere superfluo. No, 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 non posso. Tu devo... prega che non veda mai la live, sì, perché sennò ti uccide. Sono d'accordo. Ricordati abbastanza. Che è Ucraina. A parte quello, non discriminiamo. No, è no. Proprio di indole un pochino così, se sente queste cose. E dicevamo... grazie mille Sherry, grazie per la compagnia, ci diamo appuntamento a domenica. Domenica farò una live molto buona, direi. Ma tu ce l'hai con questa sedia, ma... Oh! Casno, ma tu hai delle sedie in casa? Tienile lontane da lei! Ciao Zapper! Ciao, Zapper di Gazzoldo, questo lo ricordo molto bene. Ok. Come... Ciao Giulia! Che complimento! Chef, leggi cosa hanno scritto in chat per la tua amorosa. Grazie, prendi Giulia. Esempio. Grazie, Giulia. Niente. Casno, ritiro tutto. Mi dispiace sì, tantissimo. Sì. Ah. Grazie, Giulia. Molto, molto gentile. E penso che la Vigna abbia apprezzato parecchio. Sì, sì, sì. No, lo dico io. Sto scherzando. Allora, qui, secondo me, lui morirà presto. Quindi, secondo me... Possiamo fare la prima delle due e poi tenere la bratta. Però è stato un bellissimo complimento da parte di Giulia Casno. Ora, io non vorrei dire... Cioè, non vorrei dare ragione alla tua amorosa, però effettivamente è un... Cioè, giocatela questa carta ogni tanto. Capito? Soprattutto se arriva come consiglio da un'altra ragazza. Ecco. Esatto, esatto. Effettivamente, però, la Giulia te l'ha un pochino bruciata. Nel senso che adesso è scontata, vero Casno? E lui ha fatto Vorinclex e noi abbiamo Vratta. Mi sembra una buona cosa. Terra terra. Apro quel cancello, è arrivato Pe. Vada, vada, anche perché avrà 8 minuti il buon Pe. 8 minuti. Dopodiché io devo andare a lavorare, ragazzi. Casa mia sta diventando come un porto di mare, comunque. C'è Tortello che entra, Tortello che esce, Pedrini che entra, Pedrini che esce, gente che entra. La spacchiamo prima o poi questa merda di casa, come dissero Aldo, Giovanni e Giacomo, ed effettivamente sta per accadere. Sta proprio per accadere, il che è un pochino inquietante. Cioè, io so già che quando avrò una casa mia, ragazzi... Ciao, ho paura che siano a casa mia tutti i giorni questi uomini, quando avrò casa mia. Prenda io la sedia. Io non sono un uomo, intanto. Ribadisco questi uomini. Ora guarderò lo schermo sfocato. Bene, bellissimo. Come stai agli occhi? Bene. No, non stai bene, no, come ti vedo. No, per nulla. Però una buona notizia, c'è un 95% di possibilità che io tra due settimane vengo operato. Azz. Beh, buona notizia, un cazzo, abbiamo la recita poi. Vabbè, ma tranquillo. Dura 4 minuti. Come tranquillo? Dura 4 minuti l'operazione. Poi io devo solo mettermi con l'ira manetta. Io lo so già come va a finire questa storia, ragazzi. Questa storia finirà con... No, dai che l'ultima volta mancavo io. Esatto. 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 Beh, sai che ho fatto un mazzo Only Battle per chiudere questo Early Access? È una figata. Queste sono tutte mie battle. Io non le faccio mai. Hanno solo Enter the Battlefield forti, sì. E poi gioco l'incantesimo che ogni volta che viene messo dei segnali sul permanente spara in faccia o spara su pezzo. E si vince così. Grazie per il follow, Pablo Svaldo 1927 o 1927, giustamente. Mi siete interessato, ho preso il primo antistaminico della stagione. Ne ha un'altra? Bene. Ne avrà un'altra? Perché se non ne ha un'altra... La ritengo una stupidata, comandante. Ne ha un'altra. Però noi abbiamo quasi più Vrasche ora. C'è una cosa, detto chi è morto? Pe. Oh, sì. E purtroppo sarà chi così. Chi prende il posto di Pe? Zucchino. Eh no. Tranquillo, posso farla anche da cieco. Beh, potremmo... Leopoldo. Sì. Beh, sarebbe ancora più. Potremmo... Ciao, Lancio! Ciao, ragazzi. Abbiamo in chat uno dei migliori giocatori. Ecco, questo è l'incantesimo.
pupille degli occhi, così sto anche chiusi, mi si vede. Se domani pubblico questo video, facciamo una scommessa. Vai. Questo incantesimo in cartaceo normale sta a 5 euro più di 6, 4 sì. per. Cioè, 5 euro l'una. Sì. Secondo te, se io domani pubblico il video di questo successo qua, a quanto sale? Ce l'ha il pancio, non l'ha sbustata il pancio, sbaglia. Ce l'ha questa? Una foto che ho mandato, mi sa. Allora tanta roba, perché... Ah sì, hai ragione, può essere. Mi ricordo che c'era una cosa del genere. Sai che può essere, perché secondo me lo stiamo uppando non da poco. Io ti giuro, l'unica cosa che vedo di quella carta lì è uno sfondo rosso. Lancio, ragazzi, è uno dei migliori giocatori di Asua del nostro LGS. Scusami. Stai chiedendo un po' tanto. Dice, pensa la Davide, ci ha fatto fuori una mezza scatola di antistaminici. Ma voi con l'allergia... Che bello, non è orribile. Cazzo. Beh, Ste è tipo un rilevatore di muffa. Cioè, è venuto a casa mia per un capodanno e si è messo a mangiare gorgonzola. Conta quanto mano ho. Così. 8. Ottimo. Ho esattamente 8. Guarda che figata. 4. E spari. Sì, guarda. Fai danni in base a cosa? Ai segnalini. Porca boia. Adesso mi basta top deckare qualsiasi cosa. Grazie Alonor per i 50 bit. Grazie mille. Mi basta lanciare questa ed è morto. Capisci perché dico che secondo me sale? Wow.